Allora, premetto che a me non mi piace il genere di Dracula, ma che ne dite se vediamo un titolo rilasciato nel 1993, sempre per Mega CD, Dracula Unleashed? I wish you were here now, Quincy. You were always there for me when I needed you. Even now, it's your friends who've made me strong enough to carry out what I must do. First, it was Father Janos who started me on this agonizing task. Now, with the aid of your old allies, it looks like we'll end this horrible scourge. La storia, secondo quanto ci racconta l'introduzione, siamo ambientati nel 1889. E, no, 1899, scusate, ho letto la data sbagliata. E ci fa capire che stanno avvenendo cose strane nel Quincy. Ovviamente, in Gran Bretagna, una donna è scomparsa, di nome Anisette Brown. E purtroppo noi dobbiamo, ovviamente, con il nostro protagonista, Lord Arthur Holmwood, fare un'indagine. E scopriremo che c'è qualcosa a che fare con il Conte Dracula. Ma vediamo ovviamente la grafica. Allora, il gioco si presenta in diversi modi. È un misto tra grafica normale e anche addirittura filmati in full motion video. Vi spiego. Nel gioco ci sono dei filmati fatti con attori veri e sceneggiato vero, con la pura atmosfera di fine Ottocento, che insomma qui è ben riprodotta. Siamo proprio nell'epoca in cui è uscito il libro di Dracula di Bram Stoker. Poi abbiamo anche le parti grafiche di gioco che sono soprattutto schermate fisse, fatte con un design molto semplificato, che tutto sommato va più che bene. Riescono a produrre abbastanza bene l'atmosfera da Londra di fine Ottocento e anche i personaggi. A parte le sequenze in full motion video che non c'entrano niente, nelle parti grafiche sono discretamente ben realizzati. Contorni un po' grossi, ma si può accettare. Good Lord. It's a note from Mr. Bowen's doctor. Mr. Bowen has just suffered a fatal heart attack. I have sedated Miss Bowen and would appreciate your presence tomorrow morning. I'm terribly sorry. Perhaps I should go home. I could do with some rest as well. Pardon me. Death is. Sonoro, abbiamo effetti sonori che ce ne sono in buona quantità, soprattutto nelle sequenze full motion video, nelle parti di gioco non ce n'è. E quanto riguarda colonna sonora, niente male, tutto sommato, molto tetra e oscura. E un doppiaggio in lingua inglese, soprattutto nelle parti giocate, un po' fastidioso, ma si può capire. The sooner he's in the ground, the sooner his soul can rest. You think that death can take her from me? Sulla giocabilità Dracula Unleashed, cosa sarebbe? Semplicemente un'avventura a singolo giocatore. Noi muoviamo il nostro protagonista semplicemente premendo con il puntatore le funzioni che dobbiamo fare tra raccogli, interroga, esamina, andare da una parte all'altra. Sì, perché avremo l'occasione di andare in diverse parti di Londra per risolvere il nostro grosso enigma. Ma il problema è che questo gioco non è semplice da capire, tra problemi di qua, problemi di là, a volte non riusciamo a capire subito qual è lo scopo della missione. A meno che non siete titoli, persone che riescono a masticare molto bene la lingua inglese. Ma vi garantisco una cosa, che sicuramente per chi ama queste avventure a schermata fissa, che vi fanno vedere cose abbastanza tetre e inquietanti, che riguardano ovviamente la scoperta della scomparsa di una ragazza e il conte Dracula, allora questo gioco va proprio per voi. Io ve lo straconsiglio, da buon videogiocatore,
Se lo volete recuperare, oltre ad esistere per Mega CD, che è la versione che sono riuscito a recuperare, c'è anche una versione per MS-DOS, PlayStation 2, Macintosh e Xbox. Queste ultime tre versioni sono versioni riadattate in DVD, prese praticamente dalla versione PC. Insomma, dategli una possibilità. I had sent him to deliver this package and was beginning to wonder about his late return. Well, where was this package bound, sir? To the residence of Mr. Jonathan Harker. Let's 56 Rochester Marble Arch. It was a gift for his son, young Quincy. Well, thank you so much, sir. Well, I suppose this belongs to you then. We found it by the body. Decapitation is a most horrible crime. Strange. There's no accounting for the blood loss. What a grisly shock. I went to visit Arthur Holmwood only to discover that his coachman had been killed, decapitated, with complete loss of blood. I cut my visit short, but not before learning Jonathan.